Cioè, mi dispiace, questa guerra non serviva a niente. Non serviva veramente a niente. La mia migliore amica è una serba, io sono musulmana, e allora? Sì, vengo qui dal 97, sono passati 15 anni da quando sono partiti gli ultimi profughi che erano ospiti di questa caserma dal 91, ottobre 91. Praticamente sono rimasti 6 anni, 91-97. Vengo qui perché c'è una colonia di gatti che si è assottigliata. Quella volta, quando è cominciata la guerra, pensavamo tutti che arrivati i caschi blu si sarebbe tutto sistemato, risolto nel giro di una settimana, al massimo 20 giorni, un mese. Eccole qua, sì. Avevo 18 anni qua. Io ho cercato di riprodurre, si dice così, la mia stanza. Se tu vedi la mia camera nel mio paese, era così. Della caserma mi ricordo anche la signora che aveva una stanza lì dei vestiti. Infatti non sembrava vero. Sognare, non aver niente, uno che ti porta in una stanza a scegliere vestiti era come essere affamato che prendevi la cosa, no? 4 anni siamo state. I rumori forti me li ricordo. Perché nelle caserme, essendo questi spazi, no, aperti, quando era temporale, ecco, io mi ricordo che saltavo perché dentro si sentiva come se ti sparassero dentro. Mi sentivo come una traditrice, nel senso che io stavo qua e non soffrivo insieme ai miei parenti e ai miei amici. E quel divario rimane anche dopo, perché per loro io sarò sempre quella che si è salvata, che non ha provato cos'è la guerra. E così sento rinfacciare spesso. E se si faceva finta di condurre una vita normale, no? Perché lì era una microcittà, no? Le cuoche sapevano i nomi di tutti noi. Cioè, ti fa capire, no? Che non sei solo un numero, eravamo in tanti. Anche questo fa piacere, perché tante volte si parla così in generale, sì, quei profughi là. Eravamo in tanti, ma ognuno di noi ha la propria vita, la propria storia, no?